sia a livello mentale, ma anche emotivo, nell'anima, nello spirito. E ringrazio Consuelo di aver accolto questa opportunità. Che dire, con una presentazione così. Carlo, grazie. Davvero la vita è molto più magica di quello che noi ci prefiguriamo, pianifichiamo, programmiamo, ci diamo da fare, ci affatichiamo, ci arrampichiamo, poi la vita ci scombina i piani e ci sorprende. Ognuno di voi è qui in cui si è concesso queste due giornate per stupirsi, aprirsi a scoprire e portare poi a casa qualcosa di nuovo. Perché il problema grosso oggi nella nostra quotidianità è come generiamo le nostre abitudini. Le nostre abitudini creano la nostra realtà, no? Intorno a questo. Cioè, oggi quello che faccio al mattino fino a quando arriverò a sera, tante abitudini che mi metterò durante il giorno, creano la mia realtà. Quindi osservarsi, guardarsi, dire cosa sto facendo di giusto, cosa posso evitare, come posso togliere le cose che non mi servono più e come posso concentrarmi più su delle cose che mi fanno stare bene. Quali sono le cose che amo, quali sono le cose che voglio creare, voglio realizzare, quali sono i miei sogni, quali sono i miei progetti futuri. Questi due giorni sono andati benissimo alla grande, una grande energia. Porto a casa con me tanta, tanta carica e ecco, la utilizzo poi per i miei desideri, i miei progetti. E un rifocalizzarsi e rimettere insomma al centro l'importante, perché ogni tanto poi ci si perde. Invece queste giornate servono proprio per questo. Percezione del maschile e del femminile. Quali sono le idee che dentro di me si sono sedimentate e si sono fermate e si sono costruite consciamente o inconsciamente sulla mia visione del maschile e del femminile, che quindi prima di tutto porto dentro di me e che di conseguenza condizionano le mie relazioni, che di conseguenza condizionano il fatto che ancora magari attiro un certo tipo di uomo, di donna, condizionano il fatto che la mia relazione di coppia non riesca ad evolvere, a fare certi salti di qualità, ma ci ritroviamo sempre nelle stesse dinamiche, a litigare, a discutere sempre nelle stesse cose. Cosa fa sì che ancora io oggi non sia contenta e contento del mio stare nella coppia o nel mio cercare o non trovare l'uomo, diciamo l'uomo e la donna giusta per la mia vita? Ma prima di tutto cosa fa sì che io dentro di me... È stato stupendo, è stato interessante, io ero venuto qui senza grosse prospettive, ma la libertà, l'ambiente, i posti e soprattutto le persone che ho incontrato hanno fatto riscoprire un'altra cosa di me stesso. Attenzione ai paragoni, i paragoni che facciamo costantemente. Molte volte associamo il nostro pensiero a lui ha quella cintura, allora lui è come me, lui ha quel telefono, allora lui è come me. Cioè, perché io frequento un monaco buddista originale che parla il sanscrito e parla il tibetano, allora vuol dire che sono un santo. E quindi attenzione a paragonare la persona come se fosse l'illuminato, come se fosse il Messia, come se fosse il santo della situazione. Evitiamo di fare i paragoni e iniziamo a ragionare con la nostra testa. Quindi evitiamo di fare i paragoni e quello che vi invito oggi a uscire da questa giornata, di guardare la persona non per come è vestita, non per come i capelli, non per come si comporta, ma guardare di più dentro l'anima della persona. Tanta felicità, sono talmente carica, piena di amore, di cose positive che è fantastico. Quali mie energie, quali mie potenzialità, quali miei nuovi modi di essere voglio manifestare, voglio esprimere nella mia vita di ogni giorno? E per poterlo fare, in questo momento ci avvaliamo del mondo dei simboli,
Ricordiamoci che i simboli di cui vi andrò a parlare, adesso siamo nella simbologia del femminile, poi andremo in quella maschile, in realtà riguardano anche gli uomini. Due giorni meravigliosi, non avevo idea di cosa avrei trovato. Ho trovato più del dovuto, se si può dire. Da persona razionale, come sono io, entrare in campi non completamente di mia competenza fa bene, farebbe bene a tutti. L'energia della luna, quanto sono connesso a questa energia? Quanto la sperimento e la sento nella mia vita di ogni giorno? In quali aree della mia vita questa energia mi potrebbe servire? Beh, sicuramente tanta emozione, tanta condivisione e finalmente sono riuscita a piangere dopo tanto tempo che non riuscivo a liberarmi da Magoni. Per me è stata appunto una scoperta, è stata la prima vera opportunità di andare nel profondo di me stesso e quindi credo che sia insomma il primo passo di un gran percorso. L'energia dell'acqua. L'energia dell'acqua. Chiedetevi quanto sono in contatto con l'acqua. Qui stiamo cercando di scoprire le dimensioni vostre che ancora sono sepolte, che hanno bisogno di più di essere contattate, di essere manifestate. Il corso è stato stupendo. Diciamo che porto a casa tanto e soprattutto porto la mia serenità e la leggerezza. E il vaso rappresenta l'utero materno. Il vaso è il contenitore, è l'utero materno. È colui e colei che sa accogliere l'altro, contenerlo per come l'altro è. Allora, è stato un corso meraviglioso, che arricchisce tantissimo, si imparano veramente tanti strumenti, quindi io posso soltanto veramente consigliarlo di cuore, perché per chi vuole fare un percorso di crescita personale, per chi vuole aprirsi verso l'universo e, come dire, arricchirsi proprio da un punto di vista spirituale, anche intellettuale, proprio di condivisione, immergersi in un contesto dove ci sono tante persone, questo è il corso giusto. Il sole anche a livello mitologico è proprio il re sole, è la forza del maschile. Il sole è fuoco che brucia, il fuoco è l'energia carica vera, è l'energia che persevera verso un obiettivo nel tempo. E la spada è quella che anche taglia, la spada è quella che ha il coraggio di recidere, di tagliare, quando diciamo tagliare dal passato, la spada ha il coraggio di tagliare, prende la decisione e taglia. E ci portiamo a casa tutto, l'amore, io più che dirti amore non so cosa dirti, esatto. Perché è quello. Mi porta a casa il maschile e il femminile e tanta gioia. La mia piccola donzella interiore mi porta a casa.